Da 10 anni il triplo di un signore che sta in settima classe da pochi anni, ma abita al nord. Fate come se il signor Pannone denunciasse per vilipendio tutte le famiglie del condominio e facesse aumentare la rata del condominio solo perché uno fa pernacchio. Io sono un non truffatore e i non truffatori residenti al sud devono essere uguali ai non truffatori residenti al nord. E invece non c'è uguaglianza, c'è discriminazione e ha da furmi. Viva l'uguaglianza e viva le assicurazioni! Se sei d'accordo con l'argomento, diffondi, condividi, iscriviti per esempio a Cogito Ergo Sud, una linea barzelletta. Poiché oggi molta gente ha capito quanto è brutto il razzismo, sta cercando di evitarlo. E infatti oggi il razzismo puro non esiste quasi più. Oggi esistono solo i ricchi e i poveri, ma noi andando. I ricchi, anche se vengono da paesi sottosviluppati, anche se sono ricchi neri, ricchi gialli, ricchi a bois, non c'entra niente il colore della pelle. Vengono trattati bene. Gli omosessuali, se sono ricchi ricchissimi, qualunque mestiere facciano, rockstar, stilisti, sono venerate, ma se sono poveri li buttano in prete, li cacciano di casa. Pure i ladri, se sono ladri ricchi con le lauree che rubano milioni di euro, li chiamano pure onorevoli, ma se sono ladri di motorini, molti fammi sparati, li chiamano marivoli. Di qualunque colore, di qualunque razza, di qualunque sesso, si tiene sord, niente razzismo, ti invitano a casa loro. Ma se non tieni sord e hai la sfortuna di essere diverso, si scatenano e fanno finta di essere razzisti. In realtà il razzismo non esiste, esistono solamente i ricchi e i poveri. Se sei d'accordo con l'argomento, diffondi. Ricordati di santificare le feste, ricordati la rata del mutuo, ricordati di portare tuo figlio in piscina, ricordati la riunione di condominio oggi alle 5, ricordati di prendere il tuo capo all'aeroporto, ricordati l'umido il martedì, ricordati che la bambina tocca a te questo weekend, ricordati il discorso che dovrai fare alla cena di lavoro, ricordati i soldi per la badante, ricordati di tagliarti le unghie, ricordati che a casa manca orzo e mordidente, ricordati di avviare la lavatrice. E ricordati che devi anche andare a dormire. Fatela al momento.
Notizie che arrivano dal di dentro della camera. È previsto il voto di fiducia per domani pomeriggio, già nel primo pomeriggio cominceranno con le dichiarazioni di voto e attorno alle 5 è previsto il voto di fiducia. Dopo il voto di fiducia, che si presume chiaramente che il governo avrà, dopo il voto di fiducia, l'opposizione ha presentato oltre 130 emendamenti per poter chiaramente portare avanti la discussione e quindi loro presumono che questa discussione andrà avanti fino a mercoledì e forse riescono a tirarla appunto avanti fino alle 7 di sera di mercoledì. E quindi sono riusciti anche ad ottenere che il voto sul provvedimento venga mandato in diretta. Però guardate, nel circuito chiuso all'interno della Camera, in streaming andrà in onda tutta quanta la discussione. Per cui se siamo d'accordo noi possiamo collegarci e tentare di mandare non solo nella nostra web TV, ma in tutti i blog questa discussione, se siamo d'accordo. Bene? Ma io vi ricordo che saremo qui anche domani saremo nuovamente qui con ancora più forza, perché domani che inizieranno le votazioni per il decreto omnibus contro il quale ci stiamo battendo. Quindi vi invito a ritornare in piazza domani a partire dalle 10 di mattina, a rimanere qui a vegliare sulla nostra democrazia appunto. Domani alle 11 è prevista anche una visita, sarà qui con noi il presidente dei Verdi giapponesi, così sentiremo dalla sua voce cosa è accaduto e quali sono i reali rischi dell'energia atomica in un paese come il Giappone, considerato la punta della tecnologia. Quindi a maggior ragione vi invito ad essere qui con noi. Domani pomeriggio ci saranno anche delle azioni, ci sarà una biciclettata alle 3:30 e alle 6 un giro di runner che saranno qui con le bandiere del referendum per calarsi tra la gente, per cercare appunto di fare in modo che più persone possibile sappiano che il 12 ed il 13 giugno si vota per l'acqua, bene comune, e contro il ritorno dell'energia nucleare nel nostro paese. Quindi assolutamente invito tutti ad essere qui anche domani, perché il 12 e il 13 giugno non si vota soltanto per ripubblicizzare l'acqua, non si vota soltanto per impedire che il nucleare torni nel nostro paese, ma si vota soprattutto per la democrazia, per salvare quel poco che rimane di democrazia nel nostro paese. Yeah.
Salva questa galla.